Vallefoglia al centro per fare ancora meglio e di più. Nella campagna elettorale per il terzo mandato di Palmiro Ucchielli, la centralità acquisita da Vallefoglia è il punto focale di una ricandidatura che aggiunge il carico di voler proseguire l'elenco di progetti realizzati e dare corpo a quelli avviati. Temi che Palmiro Ucchielli ha sviluppato sabato al taglio del nastro della sua sede elettorale di Montecchio, sostenuto nell'occasione anche dalla consigliera regionale Micaela Vitri e dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Una partenza all'insegna della riflessione sulla quantità di progetti realizzati destinata ad allungarsi in caso di terzo mandato. Se io sarò rieletto sindaco di Vallefoglia per i prossimi 5 anni, è chiaro per chi mi conosce che Vallefoglia avrà sempre più peso. Avrà sempre più peso nel rapporto con la Regione, con lo Stato. Abbiamo un bel rapporto perché un investimento che ho firmato l'altro ieri col Presidente della Giunta regionale di 11 milioni di euro su un trasporto rapido Vallefoglia-Pesaro non è che capita tutti i giorni, come capita tutti i giorni la presenza del Presidente della Repubblica, come non capita tutti i giorni la presenza dei ministri, insomma tutto quello che abbiamo fatto che dà un ruolo unico nel suo genere in una città che non era conosciuta perché derivava dalla fusione dei due ex comuni. Mobilità sostenibile, servizi, istruzione, parchi, impianti sportivi, questi progetti già finanziati e pronti a essere messi a terra. Il rafforzamento già finanziato, iniziati i lavori del Nida Pian del Bruscolo con altri 60 posti al nido, un nido unico che passa da 120 a 180 posti. Gli obiettivi futuri sono quelli di un parco fluviale lungo l'asta fluviale del Foglia, che era già previsto ma che comunque intendiamo portare avanti, un parco nel centro di Bottega recuperando tutta la parte boschiva, un parco Sant'Angelo a Montefabbri nell'area dell'ex campo sportivo e poi questo investimento, che è un investimento molto grosso, che però guarda al futuro, alle nuove generazioni, che è il Palagioni G, che porteremo con un investimento di 2.400.000 euro a 1.500 posti e 10 metri per far giocare la pallavolo, la pallacanestro a livello nazionale qui a Vallefoglia. Progetti per guardare alle nuove generazioni in una città che si sviluppa trainata dalle sue attività produttive. Che va veramente un grazie alle nostre imprese, perché Vallefoglia è in controtendenza con le nascite e quindi perché ci sono i servizi. E stiamo lavorando per avere delle imprese che costruiscono le case e quindi penso che sarà un futuro ancora più forte, ancora più radioso, ancora più centrale, ancora più considerato nel panorama provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Questo credo che le nostre imprese hanno già una dimensione europea ed internazionale. Noi ringraziamo anche i cittadini che ci hanno aiutato a governare bene questi 10 anni e se lo vogliono continueremo a governare ancora meglio anche per i prossimi 5 anni.